Nico Romito arriva a Pescara ed è già ressa questa mattina, tantissime persone vogliono assaggiare questa bomba. Abbiamo aperto poche ore fa e già devo dire che il pubblico pescarese ha risposto molto bene e sta in fila rispettando le proprie distanze. E come dicevo già, questo progetto bomba nasce proprio per portare una ventata di positività e di energia positiva. È un progetto temporary di pochi giorni. Io ho tutte le attività chiuse in Abruzzo e quindi volevo veramente regalare in una città importante dell'Abruzzo qualcosa di mio. Io dico sempre che tutti i clienti abruzzesi nelle festività da tanti anni venivano a trovarmi a Rivisondoli prima e poi a Castel di Sangro. A quel punto ci siamo guardati io e i miei ragazzi e abbiamo detto: adesso andiamo noi nel centro della città e portiamo qualcosa di buono, qualcosa di dolce, qualcosa di semplice, qualcosa di popolare, inclusivo, adatto a un pubblico eterogeneo. E quindi devo dire veramente grazie all'Abruzzo, grazie a Pescara. È un progetto a cui sono molto legato, perché la bomba rappresenta anche un prodotto della mia famiglia, della pasticceria di Rivisondoli. Ma c'è in futuro un progetto per far sì che Nico Romito possa aprire un locale a Pescara, nella città più importante d'Abruzzo? Non dico no assolutamente, ma adesso non abbiamo in progetto nulla. Però da cosa nasce cosa? Da Nico Romito un augurio, un auspicio per gli abruzzesi per il 2021, al termine di un anno terribile. Sì, un in bocca al lupo soprattutto ai giovani e giovani cuochi abruzzesi. Dobbiamo soffrire qualche mese, ma soprattutto io dico, in questi mesi cerchiamo, lo so che è difficile, di non chiuderci e di paralizzarci, ma cercare di utilizzarli per studiare, per far ricerca, soprattutto verso i giovani, per leggere, per capire quanto è importante la conoscenza per chi cucina e per chi trasforma. Quindi in bocca al lupo a tanti ragazzi, in bocca al lupo a tutti gli abruzzesi. Siamo una regione al centro del mondo che vuole sempre di più essere conosciuta, e la stampa internazionale in questi ultimi anni lo sta dimostrando.